Sai qual è l'incubo più grande che abbiamo quando intravediamo delle macchie di muffa in cucina? Non poter spostare il mobile e quando lo fai trovi una situazione del genere. Ciao, sono Giuseppe l'acchiappamuffa e ogni giorno aiuto famiglie italiane a liberarsi dalla muffa e purtroppo molte volte a liberarsi dei vecchi mobili colpiti da muffa. Nella foto di oggi vedi un dettaglio di un appartamento che era pieno di muffa in tutte le stanze su cui vorrei soffermarmi, ovvero questa piccola parete rivolta verso l'esterno che purtroppo era completamente tappata da un mobile su misura a incasso. E l'effetto di tanti anni con un mobile davanti purtroppo è sotto i nostri occhi. Purtroppo il problema è che non possiamo spostare in continuazione i mobili come magari possiamo fare in camera da letto con l'armadio per vedere come va. E quindi qui vorrei esortare le persone che stanno per comprare una cucina nuova, gli interior designer che valorizzeranno gli spazi e faranno un lavoro meraviglioso. Ragazzi, fate delle analisi per capire se avete un problema di muffa o meglio ancora che potreste avere un problema di muffa. Non possiamo spendere decine di migliaia di euro in bellissime cucine e trovarci in una situazione del genere dove poi dobbiamo buttare tutto. Poi imparata la lezione non mettiamo più nulla nell'angolo perché abbiamo paura che succeda di nuovo. Purtroppo non esiste un prodotto miracoloso che basta che lo metti sui muri, non avrai mai muffa. Quella era una parete molto critica e quell'angolo andava lasciato libero. E in questo caso sì, ha vinto la muffa, abbiamo indietreggiato un pochino quello che era il nuovo mobile e lì non bisogna metterci nulla, perché anche se facciamo un intervento con il nostro materiale termoriflettente, là dietro si potrebbe ammuffire la spalletta cartonata e siamo punti a capo. Quindi ragazzi, prestate molta attenzione quando arredate casa vostra. Gli angoli freddi rivolti verso nord sono pareti a rischio e non ho altro da aggiungere. Se questo video ti è stato utile anche solo per spronarti a verificare cosa c'è dietro in cucina, lasciami un mi piace, condividi, iscriviti a questo canale, ma soprattutto usa i commenti per chiedere aiuto. E noi ci vediamo al prossimo video di muffe, speriamo non da incubo. Ciao da Giuseppe e basta muffa!